Margherita Zanatta. Bello! Nella pagina del blog di Ondina Wavelet. Margherita, sì, è uno strapiacere averti con me. È stata dura incontrarci. È stata molto dura. Ne abbiamo fatte di ogni, tra gomme bucate, i vandali. La tua auto l'hai sistemata adesso, siamo a posto. Sì, sì, ma per ora non oso dire niente perché appena dico si è sistemato si rompe qualcos'altro. Quindi... Allora non diciamolo, ecco. È meglio così. Ecco, poi siamo arrivate, ci siamo incontrate, Jasmine mi ha detto allora ci prendiamo un buon tè. Faccio, ma che tè, ma andiamo di spritz subito ed eccoci qua. Ho preso qualcosa di più esotico, guarda, un tè alla rosa canina con le foglie di menta, insomma. Io esotico solo se arriva qualche bella hawaiano, va bene, per il resto... Sto sullo spritz. Va bene. Questa ragazza su Instagram ha attirato la mia attenzione. Ma come mai? Come, da quando è che mi segui? Io non sapevo niente. Guarda, io ti seguo da un po' perché questa mia carissima amica mi ha detto: se devi intervistare qualcuno di interessante, intervista la mia amica. Davvero? Intervista la mia amica Margherita Zanatta. È così vera. È una persona così... Ma chi è? La pago subito, l'assumo. La paghi, si chiama Eva, non posso dire di più Eva. Perché stiamo registrando. Poi in separata sede ti do il cognome, ti dico tutto. Magari in questo momento ci sta anche guardando. Eva. Hai visto che ce l'abbiamo fatta? Quindi porca, ecco. Ecco. Brava, brava cara. Ecco così. Brava. Ci siamo riuscite. Senti un po', io di te ho visto di tutto. Poi tutti hanno visto di tutto purtroppo. Appunto, siccome tutti hanno anche visto anche mio padre, mamma, un po' tutta la famiglia. Ma mia mamma era meno preoccupante. Il tuo papà perché è geloso. Ma perché è un papà? Perché è un papà, dai. Perché sono l'unica figlia femmina, perché ho due fratelli maschi, beh, fratello deve essere maschio per forza, più grandi. E lui mi ha sempre visto, mi aveva sempre visto come la sua bambina. Certo. Non dico illibata perché vi direi una boiata, anche perché ai tempi ero entrata il grande fratello che avevo 28 anni. Io ho fatto i 29 lì, li ho compiuti dentro. Una bambina. Ma se io poi ho... Poi al giorno d'oggi siamo a 50 anni delle poco più che adolescenti. Io... Adesso va di modissima. Lo sai che va di modissima avere 50 anni? Mi no, spiace allora, per 50, le 35 anni che 50 devono aspettare 50 is the new 40 e i 40 sono però i nuovi 20, non i 30. Cioè, tu dici che ci sia questo salto strano? Sì, 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 perché è tornato di moda il Toy Boy. Perché le donne hanno ripreso... Le donne sono diventate più indipendenti e hanno ripreso in mano la propria vita, mentre un tempo si tendeva un po' a lasciarsi andare, però prendetelo con le pinze ovviamente, a lasciarsi andare in una vita di coppia dove per stare dietro al marito, ai figli, al lavoro, tendivi un po' a trascurare quello che era l'aspetto fisico e la tua energia fondamentale, tu lo sai bene, per te stesso. Adesso hanno detto, sapete che c'è, però fermi un attimo, io sono io. Poi anche gli altri, però io sono io. Io ho notato un sacco di donne che hanno avuto una rinascita superati i 40. Benissimo. Una rinascita. Ed è una cosa che a me affascina da morire. Perché mi rendo conto anche del sacrificio. E parlo io che non ho bambini e non ho un fidanzato, non ho un marito, non ho niente, non ho neanche un cane. Ma mi rendo conto di quanto alcune mie amiche arrivano che sono da raccogliere col cucchiaio. E io che magari arrivo a fine giornata e dico... Sono stravolta per il lavoro, dico, io sono stravolta, è vero, io lavoro tanto, ma tu pensa se avessi e un marito, e un bambino, due bambini, un cane, perché poi sai, io ci ho pensato tante volte di prendere un cane, è il mio grande sogno nel cassetto, io lo vedo già lì, c'è il mio Labrador Chocolate che mi fissa, ma non è vero, poi il Labrador Chocolate è una boiata, è un po' come quando dici lo voglio alto, muscoloso, poi ti prendi il nanetto, Bagunghi, perché ti innamori, ecco, io probabilmente andrei a prendere il canile, quindi prenderei... Il primo scappato di casa che mi fa tenerezza e anzi, proprio perché è diverso, magari anche senza una zampetta, sai quelli che ci... Proprio perché sei speciale lo porterei a casa, quindi vi ho detto un sacco di fregnacci. Marghe, solo che il cagnolino... Cioè, no, è troppo impegnativo, il cagnolino... È un membro di famiglia, è davvero il membro della famiglia, il gattino è bisogno, più indipendente. Guarda, se non avessi bisogno, se io avessi una casa con un giardino, dove dici stai fuori tutto il giorno, ma lui può star fuori, invece no, io sono in un appartamento a Milano e sarebbe una tortura. Certo, per lui, capisci? Certo. E il mio lavoro, i miei vari lavori, perché poi ne faccio più di uno, mi portano spesso e volentieri a essere in giro. Scopriamo quali lavori stai facendo in questo momento così travagliato in senso buono, positivo della tua vita, Marghe. A parte, che poi non è poco, perché tu in realtà hai delle trasmissioni sia a Radio Ticino in questo momento che a Latte Miele, come radio. Sì, sì. Poi sì. In questo momento
ti stai occupando anche allora, di altro. Come radio, sì, e devo dire che io adesso non so se sia più seguito svizzero il tuo, più italiano. Beh, è molto international, nel senso di Italia, Svizzera più, insieme. Più international, sì, sì. Ma io non sarò mai abbastanza grata al pubblico svizzero, che adesso si sta ampliando, ci sono anche tanti italiani, a volte mi scrivono dall'Inghilterra, dalla Francia. Fantastico. Perché abbiamo anche i podcast, certo. Il programma della sera si chiama Room 66, la sì, stanza 66, sì. E tutti dicono, perché non l'hai chiamata, visto che tratti anche molto sesso, perversioni, tradimenti, Room 69, perché in realtà non era quello l'obiettivo, cioè era, siccome io ho preteso che fosse musica rock, perché è la mia passione e perché volevo comunque creare un programma di nicchia che avesse un'identità forte. Ecco, sì, un po' come quando parlavo di quelle donne che su Prati 40 vogliono recuperare la propria identità. Sì. Io a livello radiofonico, dopo tanti anni, volevo una mia identità. No? Ok. E quindi ti senti a tuo agio a parlare di argomenti che sono, anche perché voglio dire, hai appena accennato alla tua singlitudine. Sì. Quindi sei una ragazza serena, però non la dico serena, male, eh. Questo è fondamentale, ma in effetti anni ti fa si vede serena. Però anni fa no. Qui devo dire grazie a Elisa, la saluto, la mia psicologa, che ha fatto un bel lavoro. Un bel lavoro. Soldi spesi bene, soldi. Ecco. Però spesi bene, no, davvero, io avevo sempre sottovalutato la figura dello psicologo, e dopo tanti anni in cui che non te lo sai neanche spiegare, magari ti alzi, io non ho mai dato a vedere a nessuno, cioè io non sanguino mai davanti allo squalo, mai, piuttosto mi porto, mi copro il sangue e arrivo a casa, ecco, però mai esporre le proprie debolezze davanti a quelli che non sono più potenti, ma magari sono più potenti a livello di posizione, non significa di persona, no? A livello lavorativo, ero arrivata a sentirmi, a non capire più quale fosse il mio posto nel mondo, un po' come direbbe Fabio Volo, no? Quando devi trovare il tuo posto nel questo mondo. Questo quando è successo, quindi recentemente, Mario? La mia vera svolta, proprio svolta, da dire, sì, quando la gente mi dice come stai, anche prima sono alla terra, come stai? Io, bene. Wow. E ti dicono, oddio, hai trovato il fidanzato? Io, no, ho detto bene. Non serve il fidanzato, sto bene, per essere felice. Sto bene da Dio, ed è la prima volta in 37 anni che mi capita di stare bene. Perché star bene con se stessi è una delle cose più difficili. Io non mi sono piaciuta fisicamente per tanti anni, ma non per una questione di peso, io sono andata a pesare anche 25 kg in più. E non è un problema, a me le donne anche più in carne piacciono, però non mi sentivo io a mio agio, certo, ma perché mi rendevo conto che tutto lo sfogo, lo stress della vita in generale, adesso non sto qua a raccontarvi di tutto, però io ho avuto tante delusioni dal punto di vista lavorativo, tante. Sono una che scrive miliardi di format, che si impegna, che sta in piedi di notte, che non esce e non raggiunge gli altri perché non lavoro, faccio, e un sacco di porte in faccia, ma non porte in faccia dall'inizio, arrivi fino a un certo punto e poi passa quella perché amica di, sorella di, e tante cose che rimarranno sempre irrisolte, cioè gente che ti cerca, entusiasmi a mille, di punto in bianco scompare. Ecco, questo è un progetti lavorativi che mi incuriosisce, perché non è di questo che si parla normalmente. Quando ci si mette un po' in vetrina nei media si fa vedere solo la parte glamour. Invece, tutto sommato, anche sentir parlare di queste tematiche aiuta le persone che ti ascoltano, le donne in special modo della tua età, anche più giovani, a identificarsi, a dire, forse allora tante non persone sono così sola in questa situazione. Perché ricordiamoci anche che avere il coraggio dei propri sogni, avere il coraggio, come dici tu, di stare in piedi la notte per far sì che le tue idee siano messe lì e poi cercare di svilupparle, non è come sembrare, diciamo così, un cartellino che ti dà molta sicurezza da un certo punto di vista. Ha i suoi pro e i suoi contro, come tutte le cose. Ma è un altro genere di vita, e quindi qui ti esponi, ti proprio ci metti la faccia. No, io devo dire che sai quante volte mi sono sentita dire, ma Marghe, ma io ho condotto ai tempi per Maurizio Costanzo, poi ho sempre avuto una serie di sfighe che tu dici, ma è possibile? Ero passata da condurre un giorno a 4 giorni a settimana, andavo benissimo, eccetera, eccetera, non c'erano più soldi, c'è stata una serie di gabole, infatti il signore in questione, non Costanzo ovviamente, che vai, l'editore che seguiva la cosa è finito ai domiciliari, ecco, okay. Non c'erano più soldi a disposizione, però tu dici, ma cacchio. E questo è solo un esempio, ma perché non è l'intervista per stare a fare tutta la lista di... Però sai, quando arrivi lì e cacchio e dimostri, fai e non ci sono più soldi ed è saltato il canale
e hanno preso un'altra, ah no scusami però Miss Italia doveva... E dici ok, adesso reagisco con un sorriso, ma sai, con una serenità. A volte mi sento quasi drogata quando la gente dice, ma a me ci mancherebbe solo di pipare, mi trovate attaccata al soffitto, non, quelle robe non le voglio. Anche perché io ho fin troppa carica di mio, certo, cioè ne ho tanta. Certo, sei adrenalinica, sei bella tosta. E, sì. Ed è, infatti io capisco anche a volte gli uomini che non sia facilissimo starmi dietro, però anche lì ho, da parte mia devo dire, non so cucinare, non so neanche scongelare una pizza, però ho dei valori molto forti, molto forti, consolidati. Questi mi piacciono, queste mi piacciono, sì. E vorrei sapere quali sono i tre cardine della tua vita, Marghe. Quali sono? Valori? Sì. Allora, intanto io non sopporto le bugie. Proprio, wow. Quindi l'onestà e purtroppo non sempre ripaga. Esempio, ma da un esempio più stupido. Tanti speaker, ma non parlo della mia radio, parlo degli speaker a livello mondiale, non possono andare in onda in diretta e ti raccontano che loro sono in diretta, mandate i messaggi e poi non ti rispondono. Quando io non posso essere in onda, la prima cosa che dico è: alzo le mani, non posso essere qua con voi, ma piuttosto che lasciarvi soli, faccio in modo di intrattenervi comunque in queste due ore. Ho fatto una ricerca, ci sono degli argomenti, delle cose, non ci sarà interazione. Perché l'idea di prendere in giro le persone, siccome sono stata presa in giro molto a livello lavorativo, di illusioni, è una roba che mi manda in bestia, mi manda ai pazzi. Quindi non amo, mia madre e mio padre mi hanno sempre detto, non fare agli altri quello che non vorresti, cioè, fosse fatto a te. Cioè. E per me questo è proprio il mio grande insegnamento di vita. Però sai, io sono anche quella che mi fai un regalo, bello, vero? Non ce la faccio. E purtroppo non ce la faccio a fingere con delle persone di lavoro con le quali magari dovrei essere un po' più ruffiana. Non ce la faccio. Non ce la faccio. Che è, da una parte, tante mie amiche mi amano proprio per questo, perché sanno per certo che vengono, Marghe, li taglio o non li taglio i capelli? Stai male, fai. Quindi io, da me avranno sempre solo verità. Dall'altra forse dovrei riuscire a trovare, diciamo, il modo per dire, per esprimere lo stesso concetto in modo un pochino più dolce. Cioè indorare la pillola. No, magari insomma, in questo sì, senso. So. Però il bello del programma della sera della Room 66 è che è tutto, sai, tanti ospiti quando vengono da me mi dicono, Marghe, ma non hai paura? Perché io le note audio, a differenza di quello che si dovrebbe fare in radio, io non le preascolto mai. Cosa intendi? Io, per che prima audio di mandarle, sai, noi abbiamo un numero, sì, lo 078 630 1515, okay, dove la gente ti manda in WhatsApp in diretta, sì, no? Sì. E argomenta quello che è il tema trattato in quella sera. Sì. Teoricamente uno speaker dovrebbe preascoltarlo, sì, perché tu rischi che magari uno entri in onda e ti spari una bestemmia. Ah, cioè sai, tu senso. Non sai chi sta dall'altra parte. Ho capito. E nessuno, sì, mi crede quando io dico che nella room abbiamo creato una community, è una vera e propria famiglia. Io ti dico, ho avuto dei giorni, io ho avuto mio padre, il dottore mi aveva detto guardi che non arriva domani, no? E dove mi sono sentita la terra franarmi sotto i piedi, ho detto qui è finita, cioè non era minimamente preventiva, poi viene ancora da piangere, non era minimamente preventivato, l'avevo scoperto il giorno del mio compleanno e la gente non aveva minimamente idea, perché io nel momento in cui apro il microfono sono la donna più felice, per me è una droga, cioè io quello che non riesco a far capire alla gente è che per me andare in onda è una droga. È lavoro, certo, perché poi ci vuole tanto impegno, c'è anche tanta preparazione prima che, sai, quando magari qualcuno ti dice vabbè, comodo, sai che lavoro, apri il microfono, poi tu, perché c'è modo e modo, io ci vogliono tante energie, io li ascolto tutti, li leggo tutti i direct, cioè, siamo io, ogni tanto la redazione che mi aiuta a stare dietro i messaggi, le cose, è una ricerca continua, perché la regola che vige all'interno di quel programma è che non ci sono regole, siete voi stessi, senza bisogno di maschere, senza bisogno di porvi, vi sentite degli stronzi, ben venga che siate degli stronzi, potete ascoltare questo programma, siete stronzi perché magari la vita è stata cattiva con voi, non vogliamo che fingiate di essere qualcun altro, va bene, e la gente lancia proprio i messaggi in maniera cruda, diretta, ecco, e quindi... E devo dire che vigile l'onestà più totale. E quello è la questo base. È il tuo primo valore. Andiamo è col il secondo, primo, Marghe. Il rispetto. Bellissimo. Perché ho, fra i tanti uomini che ho avuto, uno in particolare mi ha segnato. Io ero convinta che solo le donne più deboli dal punto di vista caratteriale potessero subire la presenza di un manipolatore, di un
vampiro energetico, di perverso qualcosa, narcisista. Del narcisista, certo. Sì, certo. Con narcisista io ci ho messo un po' a capire, non si intende quello che si guarda allo specchio e si dice quanto sono bello, quanto sono è quello che proprio tende a sminuirti pur di sentirti più importante lui, più grande, più. E quando arrivi alle parole, e anche quella è una violenza pesante, la violenza verbale a volte fa più male della violenza fisica. C'è stata anche la violenza fisica, eppure ero convinta che comunque ho sempre giustificato, poverino ha avuto un'infanzia difficile, poverino di qui, poverino di là, e a un certo punto mi sono guardata allo specchio, mi ricordo proprio il momento in cui è successo, dopo più di un anno che stavamo insieme, mi sono guardata allo specchio e mi sono detta, se mi sentivo di puttana, per niente, perché poi chi mi conosce non puoi vedere la malizia, hai abbracciato troppo forte il tuo collega, guarda che poi pensa male. La malizia è nei tuoi occhi. Certo. La malizia è negli occhi di chi guarda. Certo. E quindi un giorno mi sono guardata allo specchio e mi sono detta, sentendomi queste parolacce, mi sono detta, e se ci fosse stato un bambino qua a sentire? Ma che infanzia gli avrebbe? E credimi, guarda che assurdo, perché poi magari io di bambini non ne avrò mai. Mi sono detta no. Perché se sono preoccupata per lui è perché è stato il mio campanello d'allarme che mi ha fatto dire, allora forse questa situazione non va bene. Io sono molto credente, parlo con Gesù tutte le sere, prendono tutti in giro i miei amici, io proprio faccio il segno della croce tutte le sere perché sono convinta che sia troppo facile chiedere aiuto solo quando hai bisogno, no? Dovresti dare, allora io tutte le sere lo ringrazio, poi quando ho bisogno dico, senti, già che ti ho ringraziato, volevo dirti che è successa questa cosa. E credimi, quando mio padre era sul letto proprio in una condizione che non te lo voglio dire, smangiato vivo dalla leucemia, ho guardato su piangendo e gli ho detto, cioè, è mio padre vivo. Poi, magari tutta la... va bene. Io credo che il credere in qualcosa... Ma mi fate piangere, ma mi deve anche arrivare il ciclo, devo essere sincera, però... No. Comunque, tutto quello che viene da fede, quando una persona crede in un certo risultato, in qualsiasi cosa, non deve essere per forza Gesù, può credere in Buddha, in Allah, comunque in una forza sia, più... agire, cioè fare qualcosa di concreto, rendere la propria fede non soltanto qualcosa di romantico di cui parlare. È questione di energia, cioè tu vai a concentrare l'energia e il tuo unico pensiero in quel momento è quello. Poi c'è chi parla c'è il The Secret, ognuno ha la propria filosofia di pensiero. Certo. Però nel mio caso qualcuno lassù sicuro mi ascolta, io sono convinta. Ne sono sicura. Non so se sia ne Gesù, sono sicura anch'io. Mario Rossi, però qualcuno mi ascolta. Marghe, ti propongo di fare un piccolo stop. Valore. Sì. Io stavo riflettendo sulla cosa fatto che il maglione hai detto, che avevo caldo. Hai fatto bene. Allora, ti ricordi quando dicesti un momento fa che dal punto di vista lavorativo in certi momenti ti sei sentita un po' tagliata fuori? Ma come? Parto, questa cosa mi piace, ce la metto tutta, è tutta la mia parte. E poi per un motivo o per l'altro. Sì, sì. Allora, poi la gente vede solo un millesimo di quello che accade nella tua vita, di sacrifici, di impegno, di studio. Però devi essere bravo anche lì a gestire il sei una fallita, non ti vediamo più in TV. Scusatemi la volgarità, che cazzo fai dalla mattina alla sera? Chi ti credi di essere? Ma gente che magari ti... Cioè, la cosa che ti fa sorridere è, ma mi stai seguendo tu? Non ti ho chiesto di seguirmi. Io, certo. Come terzo valore, faccio molta fatica a scegliere, perché intanto non so se sia un valore. Ti stavo dicendo un'altra cosa, Marghe. Prima del tuo terzo valore. Fermati un attimo. La terza cosa che volevo dire, hai mai pensato di realizzare un tuo sogno nella vita da sola coi tuoi mezzi? Cioè, poi, una volta che sottoponi l'idea a degli investitori, a delle persone che ci credono, tutti impazziti per il format. Ok. Poi di punto in bianco e poi non si sentono più. Però per trovare i fondi allora cerca tu gli sponsor, poi se non è neanche facile, io non ho un agente. E le poche persone che mi hanno seguito all'inizio, alcune mi devono ancora tanti di quei soldi. Io sono diventata una donna, ma lo dico con positività, molto diffidente. Io prima ero una donna talmente entusiasta che, sai, mi entusiasmo su tutto, facciamo questo, dai figo! A volte passavo anche un po' per scena, ma la gente dice non è che... E poi mi sono resa conto, ne ho prese talmente tante di bastonate sui denti che a un certo punto ho cominciato un po' a ritrarre e adesso sono a volte fin troppo diffidente.
sorridente, carina, solare con tutti, ma quando si tratta poi di entrare nel vivo della questione, soprattutto lavorativa, e credimi, per me parlare di soldi è una cosa che mi mette, non so come mai, in un imbarazzo totale. Anche quando a me devi, una volta. Quando devi dare un prezzo al tuo lavoro, un valore al tuo lavoro, io faccio fatica, ho sempre fatto in modo di sminuire il mio valore, cioè, no, ma fa niente, va bene anche quella cifra lì. A un certo punto poi, sai, vai dalla psicologa e tutto, ti dice, ma Ghita, ma dai un valore al tuo lavoro, non avere quel... Perché la maggior parte delle persone che lavorano in un certo ambito hanno un agente che svolge quella mansione brutta, perché brutta e scomoda, e se io sono sempre così... Allora, stavo dicendo che... tremenda. Adesso devo dire, non so se l'età, non so se la psicologa, le bastonate, a un certo punto dice, signori, il mio lavoro vale così, se vi va bene, bene, se non vi va bene, ma con sorriso, prendete un'altra, certo, non è un problema, prendete certo. Un'altra. Questo vuol dire aver trovato la propria autostima, quindi ho proprio trovato il mio posto lavoro nel mondo. Su te stessa, hai trovato te stessa e è un'altra cosa, il tuo posto nel mondo. Andiamo col terzo valore, che poi ti chiedo a proposito del posto nel mondo un'altra cosa, ti faccio un'altra domanda. Sono indecisa fra due. Dai, dimmi. Ma perché uno non so se è un valore. Vediamo. L'umiltà. Però io a volte, infatti, ho discusso pesantemente con un mio carissimo amico, perché gli amici sono nati anche per discutere, io non sono proprio che... Ah, no, io con alcuni miei amici... Ma mi infuoco che non ti dico. Mi ha detto, ma sai, spesso risulti una finta umile. Allora, se non lo sei, perché non lo sei? E se lo sei, sembri finta perché... Allora, quando io a volte posto delle foto magari anche sui social, no? E la gente, a me i complimenti imbarazzano. Non che non mi facciano piacere, mi imbarazzano. Perché ai miei occhi, io sono ancora quella ragazza insicura che si è risvegliata pochi anni fa. Io sono ancora quella che sì, guardava, voi dovreste chiedere a mia madre, ecco, io quando mi dicono queste cose mi incazzo, perché no, tu adesso chiami mia mamma e ti fai un'ora al telefono con mia mamma che piangeva, disperata, diceva, io non so più cosa fare con te, perché non uscivo, no, uscivo, però c'erano delle sere in cui prendevo, lanciavo tutto per terra, sono accesa! Io ho fatto tanta fatica ad accettarmi, intanto perché... liceo, medie, liceo, io ero molto più grande anche rispetto a tanti ragazzi, no? Le mie compagne erano tutte minutine, hanno fatto una serie, hanno fatto un film su Netflix di questa ragazza, Tall Girl, mi sembra che si chiami, la ragazza alta, dove spiega benissimo, io l'ho guardato e ho detto, cacchio, era così, wow, e ti fanno sentire senza volerlo il freak show. Un fenomeno da baraccone, perché le amiche si incontrano per scambiarsi i vestiti, a te stanno in un braccio, ti fanno, ma non sei così grassa, ma sono alta, ed essendo alta le tue cose non mi stanno. E era, per gli uomini ero troppo alta, e andavo alle feste a ballare, mi ricordo, della scuola, e mia mamma poi veniva al mattino, mia mamma guarda, è un sole con le gambe, sempre positiva, veniva al mattino, si sedeva di fianco e mi faceva, amore, com'è andata la festa? Faccio, mamma, non lo so, ho un mal di gambe, perché io, pur di non risultare la più alta del gruppo, ballavo tutto il tempo sulle, sai, chinata giù, stando giù, tipo squat, quindi facevo, mamma, non lo so, ho un mal di gambe, perché mi sentivo fuori luogo. In più, non, la fisicità che ho adesso, che non so da dove arrivi, nel senso che poi non vado in palestra da 2 anni, ho smesso, vabbè, tanto ormai sapete tutto, ma ho dovuto prendere per problemi miei la pillola per un sacco di anni, ma aveva gonfiato tantissimo. Quando ho smesso mi sono ritrovata un fisico che non ero abituata a riconoscere, il braccio tutto, cioè quando la gente dice quanta palestra, io non faccio nessuna palestra. Mi si è proprio prosciugato, poi devo dire anche che sono una donna abbastanza stressata e sempre in movimento, tu lo sai, quindi penso che quello agevoli anche, perché quando... È tutta alcune, energia che se ne va. Penso di sì, quando alcune ragazze mi scrivono, Marghe, ma che cosa fai di dieta, dici? Io poi, sai, sono cose molto delicate, no? Perché se una ti arriva a chiederti un consiglio, se tu le dai il consiglio sbagliato, c'è una certa responsabilità anche dietro, ti devi prendere il tempo per rispondere alle persone in direct, io non sottovaluto mai, infatti quando non ricevete una mia risposta è perché siete magari tanti, mi sfuggono via, no? Però mi avevano detto, Marghe,
E io purtroppo, e non è per far la figa, ma dico la verità, io mangio male, io mangio fritti, io bevo, tu lo sai, io mangio dolci, io mangio male, magari salto il pranzo, poi mi abbuffo a cena, salto la colazione, poi mi abbuffo a pranzo e mangio, prendo le Haribol, mangio tutto il sacchetto, faccio schifo da quel punto. Poi infatti mi arrivano l'orzaiolo, il calazzo all'occhio, lo sfogo, perché poi il fisico a un certo punto rigetta, no? Ma ai tempi, quando pesavo 20-25 kg in più, io mangiavo un terzo di quello che mangio adesso. Cioè, oh, è wow, assurdo. Wow. È assurdo, è una roba che non si spiega. Cosa è scattato in te, Marghe? Allora, il mio vero cambiamento fisico, io l'ho avuto, lo racconto sempre alle mie amiche perché è incredibile, quando mio padre volevo partire e fare Geo Club Med, sei la figura animatrice da villaggio. Sì. Per pagarmi l'appartamento a Milano, cioè io studiavo a Milano, mio padre, quel sant'uomo, mi pagava l'università e mi ha detto, però se tu vuoi essere indipendente e fare l'indipendente non lo fai con i soldi di papà. Certo. Se vuoi essere indipendente ti paghi tu le cose. Certo. Porca zozza. No, poi mio padre ci ha fatto guadagnare sempre tutto e tutto doveva essere guadagnato e sì, lo ringrazierò sempre per questo. Sì. Mi ricordo quando ero arrivata a scuola e faccio, voglio quel paio di Nike, tutti avevano le ultime Nike, non mi ricordo il modello. Ma perché devi fare il caprone che segue tutti? Comprati un paio di scarpe che non ha nessuno. Fatti notare per le tue scarpe. E io mi incazzavo ai tempi, dicevo, ma perché? E mi sentivo una sfigata perché tutti avevano le Nike nuove e io mi sentivo una sfigata. Tuo papà era molto avanti. Mio padre è l'idolo. Cercava proprio di formare la tua identità. All'inizio abbiamo parlato forse il primo, aiutami Marghe. La sincerità. La sincerità, bravissima. Allora, la sincerità, il rispetto, poi alla fine si è arrivata a dire l'umiltà, però in ce ne sono due in ex aequo. Non prendetemi per pazza, non so se sia un valore, l'amore. Ma certo che è un valore! Ma non, allora io, sai, io ho questo programma, ci ho tenuto tanto a fare questo programma, ho scritto un format per Real Time, abbiamo fatto 3 stagioni, è andato molto bene, poi ha chiuso l'alta infedeltà, quindi non c'eravamo più noi, sono aumentati i prezzi, insomma storie lunghe che non so raccontarvi, però è andato molto bene. Ho parlato con tanta gente che ha tradito nella vita, perché io sono stata un diavolo nei confronti dei traditori per anni, perché io dicevo, scusatemi, siccome non ve l'ha prescritto il medico, non vi hanno puntato una pistola alla tempia e vi hanno detto devi rimanere con questa donna per tutta la vita. Cioè, ti sei sposata, cioè se hai fatto una scelta responsabile, va bene, uno sceglie anche la scuola sbagliata, certo, poi cambia. Però la libertà di poter dire non sono più felice, la difficoltà di uscire dalla comfort zone è immensa. La comfort zone vi porta ad avere dei rapporti sterili, dove vi accontentate, dove non siete tristi, ma non ci sono picchi né di up né di down, è flat. E tu sai che potresti avere di più, ma dici, vabbè, ma dove lo trovo un'altra persona che mi sopporta, è un'altra cosa. E vanno a cercare altro da altre parti, a sfogarsi da altre parti. Ed è quella roba che mi manda in bestia. Poi sai, parli con chi ha tradito per il programma e qualcuno l'ho anche capito, da chi ti dice, sì, ma sai Marghe, io ho messo su 20 kg per la tiroide, mio marito non mi guardava neanche più. E ho trovato quest'uomo che mi ha fatto risentire donna. E capisco, ma non giustifico, nel senso che una volta che va bene, finisce la tua, ti risenti donna, se non riesci a recuperare di là, cosa la porti avanti? Cos'è un maglioncino usato che ti tieni su perché almeno ti scalda? Cioè, quindi, le opzioni sono più io ho tradito, nella vita, ma una sola volta ho sofferto come un cane, l'ho mandata avanti per un anno, ma perché non sapevo se ero innamorata di uno o dell'altro, perché entrambi mi davano cose diverse. E mi ricordo, non mi ricordo chi, ma mi ricordo che un giorno qualcuno guardandomi in faccia, chissà perché non mi ricordo chi, mi ha proprio detto, Marghe, la soluzione, la risposta ce l'hai sotto gli occhi, e qual è? Né uno né l'altro, perché se insieme ti danno quello che non ha uno ti compensa l'altro, vuol dire che ti serve un terzo che abbia tutte quelle cose in uno. E li ho mollato, e uno e l'altro. Ma non è facile neanche quello, però. Non è facile, perché alla fine la zona di comfort si chiama così, perché sei nel comfort anche se sei infelice. No, ma infatti io non preferisci voglio... l'infelicità che conosci alla felicità che non conosci e che nessuno ti può garantire. Ma sai una cosa, Marghe? Sì. Io ho capito questo nella vita e credo che tu sia sulla mia lunghezza d'onda. Siamo noi gli artefici del nostro destino, cioè certo. Dipende da noi la nostra felicità. Certo, siamo noi che scegliamo i valori, faro, siamo noi che scegliamo anche persone
che come punti di riferimento ci indichino la strada, perché arrivi a un certo punto della vita in cui tu dici: ho incontrato Elisa, io potrei incontrare un'altra persona che mi ispira per la capacità che ha di gestire la sua emotività, determinate situazioni. Abbiamo bisogno di maestri a un certo punto, abbiamo bisogno di esempi costruttivi, edificanti. Sì, il bello del programma è che noi non giudichiamo, infatti io non è che se quando la gente mi viene a dire: Margo, ho tradito mia moglie con la segretaria, dico: ah, bastardo. Io tento di farli sentire a casa, perché capisco che comunque per essere arrivata a dirlo è perché comunque stai provando un disagio. Cioè io non recrimino, ragazzi, siamo fatti di carne. E purtroppo la routine a livello sentimentale uccide. Ma la maggior parte delle coppie che io vedo in giro, ai ristoranti, in vacanza, non si parla. Non si parla, non si parla. Da quando sono arrivati i social, poi non parliamone più. Certo. Fanno il sorrisone perché devono sparsi i selfie, hashtag love, hashtag me and you, e poi fuori da lì, passami il sale, è il massimo che riescono a dirsi. È perché, per assurdo, nella mia percezione mentale c'è il poter portare una persona a prendere consapevolezza e a godersi di più la vita, perché la vita, purtroppo, io me ne sono reso conto da quando mio padre stava dicendo: oggi c'è, domani io esco da qua, inciampo, mi è finita, è finita, e non ti danno, non c'è come nel gioco elettronico dove ti rigioca un'altra vita, non c'è. Dove andiamo dopo lo sa solo il Signore, se credete nel Signore, se no non lo so. Ci reincarniamo in qualcuno, diventiamo piante, diventiamo stronzi, non lo so, ma non Beh, lo so. Il concetto è arrivato, ma nel forte dubbio, chiaro, ma è nel arrivato dubbio, forte e chiaro. Viverla, certo, ed certo, essere felici, perché certo, quella roba è impagabile. Certo. Vivere una vita triste è. Qual è la dichiarazione d'amore più buffa che hai ricevuto? Brevemente, proprio una cosa flash, se ti viene in mente. Oh, se no, Dio, più buffa? Sì, la cosa che ti ha divertito di più. Oddio, aspettate. Più buffa, però non l'ho ricambiata. Non l'hai ricambiata, fa niente. No. Io non ho specificato. Mi è arrivato un mazzo di fiori, lui geniale, un mazzo di fiori, ti parlo da giovane, una dozzina di rose rosse a casa, io abitavo ancora con i miei, e dentro nel biglietto c'era un indirizzo mail. E lui per mesi ha voluto comunicare con me solo per indirizzo mail, non si è mai dichiarato, o meglio, non si era mai dichiarato. Ma era solo o era impegnato? Perché no, era solo. Era solo. Ma troppo insicuro. Ma troppo insicuro. Qual è il tuo sogno da realizzare che non hai ancora realizzato? Avere un mio programma in televisione. Wow. Vorrei la Room 66 in onda in TV. Wow, te lo auguro di cuore. Te lo auguro proprio di cuore, Marghe. Il successo, inteso come poi centinaia di migliaia di follower su Instagram, come partecipazione massiva alla tua trasmissione, perché sei ascoltatissima, ma nella tua vita di tutti i giorni, di essere umano, che cosa significa per te? Oppure è quello il successo veramente, o per te il successo è qualcos'altro? Allora, io ho vissuto un momento di successo, se si può chiamare, se io poi sono figlia, io sono figlia di un campione di basket, quindi mi viene da ridere a dire successo. Il successo l'ha avuto mio padre e ne avrebbe meritato ancora di più. Campione nazionale 4 anni in fila, 2 Olimpiadi, nato nella povertà più totale, cioè un campione. Quindi sì, ho avuto un successo mediatico, se possiamo definirlo così. Popolarità. Popolarità, ecco. Tanti anni fa, quando sono uscita dal Grande Fratello. Io la vivevo molto bene, ma perché io ero abituata ai villaggi vacanze, quindi io ero abituata a salutare le persone sempre, anche quelle che non conoscevo, anche al supermercato, che a volte le si fa: ma ci conosciamo? No, voglio dire solo buongiorno, che infatti ogni tanto anche mia madre diceva: anche meno. Però mi ricordo che questo mio ex con il quale sono uscita da casa, che invece soffriva molto la gente addosso, che dicevo: guarda che grazie a loro che siamo qua, cioè se hai vinto. Non amava troppo questo mio approccio così espansivo. Devo dire che comportava, sopravvalutata allora, nel senso che la gestivo, non mi sembrava una cosa, mi faceva piacere, certo, ma non mi sono mai gasata troppo, non mi sono mai montata la testa. Allo stesso modo non ho mai sofferto quando è venuto a mancare. Io ho ancora dei posti dove vado, la gente mi fa festa ed è bellissimo,
ma conosco tante persone che non sono più, perché io sono in onda in radio, la radio non è come la TV. La gente mi ricorda, apro bocca, oddio sei quella, però io sono anche cambiata tanto fisicamente, ho cominciato a prendermi cura di me, io al Grande Fratello non ero così. E quindi sai, il fatto di non essere riconosciuta non mi fa star male, non ne ho mai sofferto, come non mi sono gasata prima, non ne soffro adesso, però conosco tante persone che vanno, io mi ricordo, non posso fare nomi, di questa persona che era molto nota in televisione, con la quale ero molto amica e con la quale poi ho litigato perché aveva dei valori, non aveva dei valori, è diverso. Ecco. Che un giorno eravamo a un evento, la gente veniva lì, Margherita, ma lei si era messa in un angolo e mi aveva tenuto il muso. Faccio, cosa succede? Tu non capisci cosa vuol dire non essere più riconosciuta. Un giorno capirai. È arrivato quel giorno, nel senso che la gente non fa cazzotti per venire a fermare in mia strada. Certo. Ma io sto bene. Certo. Certo. Non è quello non è indice del tuo talento, esatto, e esatto. Della tua professionalità. Stavo pensando proprio a questo. Perché vuol c'è dire gente che non vale niente, che viene fra. Margherita, vuol dire che probabilmente il concetto che tu hai di successo non corrisponde a quello che è per la maggior parte delle persone, diciamo, che lavorano nel tuo ambiente. Non è la popolarità. Non è la popolarità. Allora, a me, successo, il successo per me, ecco, è quando mi scrivono la sera e mi dicono, Marghe, mio marito ha preso, se n'è andato via, non mi dà un franco, ho tre bambini a casa, e la sera accendo la radio per sentirmi meglio, sentire la tua voce. Io piango. Cioè, io ho pianto un sacco di volte, una volta ho proprio pianto in diretta, che ho detto scusatemi. Io mi commuovo, per me quello è successo, ma è successo per me. Certo. Il successo non deve, è per me, non deve essere riconosciuto dagli altri. Ah, guardate quanta gente mi segue, ah, guardate quanta gente mi ferma. Ma che cacchio me ne frega? Certo. L'importante è che in privato poi mi scrivono, mi ringraziano, per me quello è il mio successo. Senti tesoro, ma quando tutto è spento, uh-huh, e tu sei proprio in procinto di addormentarti, uh-huh, ecco, in quei momenti, chi è Marghe in quei momenti lì? Cioè c'è qualcosa che di te non hai ancora detto, che non è ancora, perché tu sei una persona così sincera, così diretta, così franca, proprio, uh-huh, vai e... Le storie di Instagram, quindi la ci rendi partecipi di notte. Ma c'è una Marghe ancora, sì, da scoprire? C'è una persona? Ma non so se è ancora da scoprire, però c'è una Marghe molto insicura. Ho sempre paura di aver fatto. Io riascolto tutte le puntate. Il mio direttore rimane sconvolto. Io mi riascolto tutte le puntate. Forse lì avrei potuto consigliare in una maniera diversa. Perché poi per me avere la Room 66, io poi ho anche programma su Radio Latte Miele, varie collaborazioni social, scrivo volte, format, riguardo o riascolto tutto quello che faccio, ed è sempre, è una responsabilità. Quando tu dai un consiglio anche a un ascoltatore, devi capire che se lui ti prende come punto di riferimento, lui magari farà quello che tu gli hai consigliato. Certo. E se poi non va bene? Certo. E se tu gli dici, tesoro, quella persona non ti ama, vai via. E se poi va male? Quindi, sono comunque... Una donna che si riascolta e si riguarda in continuazione è comunque una donna insicura. È molto meno insicura rispetto a prima. Sono molto critica. Hai elencato come terzo valore l'umiltà. Io penso che bisogna essere umili davvero, perché riascoltare quello che si fa non significa necessariamente essere insicuri. Vuol anche dire riuscire a fare quello che la maggior parte delle persone non fa, che è rimettersi in discussione. Quindi ci vuole un coraggio pazzesco. Ecco, mi metto tanto in discussione. Pazzesco! Rimettersi in discussione non è facile. Tu lo stai facendo, Marghe, in questo modo. Non lo dai a vedere, non lo dai a sentire dai tuoi ascoltatori. Ma una cosa molto interessante che hai detto prima, il successo è per me, in realtà, forse... era l'opposto che volevi dire, nel senso che il successo vuol dire dare agli altri il meglio di me, non preoccuparmi della gratificazione del mio ego. Sì, certo, brava. Passato, il messaggio è passato. Ok, quella va bene. Fantastico, è stato prezioso questo tempo. Sono stata bene, mi sono divertita. Mi hai fatto anche commuovere. Ma va là. E comunque, vabbè, commuoviamoci. No, ma è bello, commuoversi è bello. Sì. È bello perché... Sono alla fine bello. A me piace proprio fare questo, cioè portare le persone non a fare il talk show, diciamo, a fare gossip, ma i miei follower, che stanno crescendo, sai, di giorno. Bravi. Ne arriva uno, che due al bella, giorno. Bella, positiva. Uno, due al giorno su YouTube stanno arrivando, poco alla volta cresciamo. E il mio scopo è quello veramente di ispirare le persone a essere felici. Brava!
Anche io. E soprattutto a non puntare l'attenzione su quello che non va bene. Perché siamo circondati da una realtà che se stai lì a leggere i giornali, ad ascoltare tutto quello che no, ti no, è che purtroppo prendi come riferimento... C'è solo un motivo per... I modelli di persone che sono arrivate o particolarmente esposte a livello mediatico. E la velina di turno, allora non sono magra come lei, non sono... Sti cazzi! Non sei... Sti cazzi! Cioè, io... dico sempre, il mio motto è: valorizza i tuoi pregi e sminuisci i tuoi difetti, nel senso che anche quando ti vesti, io non sopporto la gente che, con tutto bene, che segue forzatamente la moda. Ma certo. Il Pinocchietto, a chi ha la cavigliotta un po' grossa, non sta bene, non me ne frega niente se va di moda, non ti sta bene, creati un tuo stile, sminuisci i difetti e valorizza i pregi. E si fa uguale anche dal punto di vista lavorativo, uno non può saper far tutto. Io ballo, mi scatto in discoteca, ma ballo di merda, quindi certo non vado a iscrivermi, non vado a fare un casting per ballerine, non so come dirti, certo, no? Certo. Cioè, comunque è il risultato di un percorso quello che ci stiamo dicendo, sì. Margherita, di lavoro in noi stessi, sì. Cioè arrivare a dire io la moda me la creo significa che dentro di te hai già tutto quello che serve per essere autonoma. Ecco, mi hanno scritto che l'altro non giorno... vuol dire non aver bisogno del contatto umano, ma vuol dire che non hai bisogno dell'approvazione. Sì. L'altro giorno mi hanno scritto, sì, da poco però, l'altro giorno mi hanno scritto come sei fashion, ho detto davvero, ho detto no guarda, fashion no, stilosa sì. Sì. Bravissima. Cioè, fashion no, per niente, io non conosco un brand, non sono proprio stilosa, sì, nel senso che a seconda di come mi sveglio, pim pum pam, metto su, spesso molto mascolina, ma io mi sento bene così, mi sono forzata per anni a tentare di fare come le altre, e il toppettino, il coso, il push, e non ero io. Poi nei miei panni un po' più mascolini mi sono ritrovata e ho detto, oh, come si sta bene, e via. Certo. Fate quello che vi fa stare bene, indossate gli abiti, gli indumenti dove vi sentite fighe, fighi voi e non come vi vorrebbero gli altri. Chissà. Questo è meraviglioso, vuol dire aver trovato veramente se stessi, aver sì, insomma, scoperto la propria identità, che non è roba da poco, eh? Anzi, è proprio importante. Marghi, è stata una gioia averti. Grazie. Posso abbracciarti? Bella, è stato bello. Ho le mani freddissime, no, gelate. Non ti preoccupare, io lo spruzzo in corpo. E noi ci rivediamo alla prossima. Certo. Bacio a tutti. Ciao. Ciao.